In due portafiori. Shin. Sa porto vieta. Shin, poi rappedali va. Buongiorno dalla statua di San Gennaro in Napoli, dal ponte della Maddalena, a ricordo per i nostri Lazzari. Ragazzi, tutti al cerchio! Signore, buongiorno, è bello vedere tutte queste persone, pensavo di meno, invece devo dire che l'affluenza è altamente dignitosa. Dobbiamo pensare, innanzitutto volevo soltanto dire una cosa, qui si parla di una storia di Napoli, Napoli capitale, regno di Napoli, qui l'Italia non c'entra nulla. Parliamo di un'altra verità, che il popolo napoletano ha combattuto e lottato per cacciare un invasore. L'esercito francese era un invasore, nient'altro. E la terza verità assoluta è che nel popolo napoletano la stragrande maggioranza combatteva per le strade, per tutto il regno, per cacciare l'invasore. E c'era un'esigua minoranza, purtroppo un'esigua minoranza, anche se qualcuno vuole farla passare per una maggioranza, che ha aperto le porte del nemico per poter dare una mano agli invasori affinché i propri concittadini potessero essere ammazzati. I Lazzari, portatori di estrema civiltà, è inutile stare qui a elencarli nella cucina, nel modo di fare, il nostro quotidiano oggi è stato creato anche soprattutto dalla cultura, dalla civiltà dei Lazzari, sono stati veri eroi che sono entrati nel mito. E questo noi lo dobbiamo ringraziarlo a chi? Dobbiamo ringraziare gli avversari, i francesi, che li hanno esaltati e li hanno veramente portati nell'Olimpo degli dei. Quindi invece ancora oggi c'è qualcuno che li vuole demonizzare. I Lazzari da sempre hanno difeso la città di Napoli, fin dai tempi dell'antica Roma, fin dai tempi dei Ducati, il Corsiere del Sole è il simbolo della città di Napoli perché sono sempre stati i Lazzari che hanno cercato di poter cacciare gli invasori e ogni volta che serve loro aiuto li prendono sempre dal cilindro, come è successo nelle ultime 4 giornate di Napoli e oggi noi ricorderemo le 3 giornate di Napoli. Volevo ricordare una cosa a molti giovani napoletani, vedo qualche giovane napoletano, che in quel periodo Napoli era l'ombelico del mondo, il regno di Napoli era l'ombelico del mondo, era il luogo più importante del mondo dove tutti accorrevano per imparare, per bere alla fonte della civiltà che è quella nostra, che è la civiltà. Il regno di Napoli era il centro di tutto il mondo culturale, artistico, tecnologico, scientifico del mondo, tutti qua venivano. Era un regno ricchissimo. E i francesi infatti quando se ne andarono, chi dice 300 carri, chi dice 400, hanno ben saccheggiato e hanno riempito con un museo che oggi tutti vanno a visitare. Quindi oggi adesso lasceremo qui chi vuole guardare questa molto semplice, molta sobrietà. Non credo che qualcuno a Napoli fino ad oggi abbia fatto qualcosa del genere per ricordare i Lazzari. Poi andremo, e oggi è ovvio che oggi dobbiamo stare alla luogo simbolo di queste 3 giornate è Porta Capuana, però qui la Maddalena ormai la conosciamo per il canto di San Fedisti, la conosciamo per moltissimi motivi, quindi oggi deporre qui un cuscino di fiori sotto la statua di San Gennaro per poi andare alla Porta Capuana credo che sia doveroso. Lascio la parola a Giancarlo Rinaldi. Bravo Claudio. Claudio Saltarelli di Alta Terra di Lavoro. Compito arduo prendere la parola dopo Claudio. Scusami, volutamente non compaiono le associazioni perché questa è quando si ricordano le nostre anime, la visibilità non serve a nessuno. Del popolo. Forza Rinaldi. Allora, sono Giancarlo Rinaldi e mi porto i saluti del commendatore Salemi che è stato l'ideatore di questa giornata, assente perché è caduto sul campo, caduto, si è infortunato, però avendo un'età venerabile,
90 anni appena compiuti lo scorso 1 novembre, e ci è sembrato giusto, e lui è stato d'accordo con noi di non partecipare. Si è dispiaciuto naturalmente di questo, ha incaricato me e Fernando di rappresentarlo. È un'iniziativa bellissima, questo l'abbiamo già detto, a rischio di ripetermi, in un anno importante, perché proprio quest'anno finalmente l'obelisco che ricordava l'entrata del Cardinale Ruffo, che da tempo immemore era racchiuso da tutti i innocenti, perché si stava restaurando con i soliti tempi italioti che ben conosciamo, finalmente quest'anno è stato restituito alla cittadinanza. Ed è importante questo, come ricordare anche le tre giornate di Napoli, proprio per riappropriarci di quella storia, che, come ben sappiamo, il regime ci ha sempre invece negato, mistificandola. Si può capire, perché naturalmente il Regno d'Italia e la successiva Repubblica si fondano proprio su questa mistificazione, quindi per loro era importante travisare i fatti, giustificando quella che fu una vera e propria aggressione, è stato ricordato più volte. Quello che comunque è bello è sicuramente il fatto di vedere così tanta gente, ed è un processo che naturalmente deve ancora, c'è ancora tanta strada da fare, ma è importante che ricordarci anche che molto è anche stato fatto, e questo è testimoniato dalla numerosa presenza di persone che hanno capito, che conoscono la vera storia e si vogliono riappropriare della loro identità, di cui essere orgogliosi. Grazie. Grazie. La parola al dottore Gulin. Io farò il mio intervento a Porta Capuana, però voglio introdurre brevemente anche il Ponte della Maddalena e queste tre giornate di Napoli. Faccio fatica a sentire, avrei un microfono. Queste tre giornate di Napoli. Anche prima. Quindi me lo dicevi, alzavo la voce. Voi sapete che la rivoluzione francese è stata un grande bluff, nel senso che ha parlato di andare a migliorare le condizioni del popolo, invece hanno istituito un modo di fare per sfruttare sempre di più il popolo. Quindi quando loro finirono la loro rivoluzione, dovettero per forza attaccare l'Europa per andare a mangiare, per andare a saccheggiare, perché si era fermata l'economia francese buona di Luigi XVI e stavano veramente affamati. E allora dissero che portavano la libertà e invasero l'Europa, come sapete. Una breve digressione per far capire che ci successe a noi. Il Regno di Napoli, come ha detto Claudio I molto bene, era l'ombelico del mondo allora. E loro già cominciavano a sapere, loro chi. Guardate che noi parliamo sempre di quelli che hanno organizzato tutto questo, che hanno organizzato la rivoluzione francese. E la massoneria è sempre la stessa. E già allora era partita l'attacco del mondo. Allora questi qua si stava svolgendo alla fine del Settecento una lotta di potere fra i massoni francesi e inglesi per vedere chi doveva prevalere. Entrambi si misero d'accordo che una delle vittime favorite loro era il Regno di Napoli, che aveva una posizione strategica e una potenzialità economica che poi noi sappiamo si svilupperà benissimo, che allora dava fastidio. Allora chiunque vinceva, per loro andava bene, purché Napoli perdesse. Allora Napoli era un obiettivo importante di quello che successe con questa guerra mondiale, che è la prima invasione francese dell'Europa. E come al solito i massoni avevano preparato prima le cose, non andiamo a semplificare troppo. Ci avevano messo un primo ministro inglese qua, Acton, che non era un caso, quello era inglese e sapeva bene quello che stava facendo. Faceva 99 cose buone, ma una era quella là che dicevano a Londra. Poi, e questo Acton aveva fatto scegliere per la guerra contro i francesi un generale austriaco, Mack, il quale era un buon stratega, e quindi c'era la possibilità che fermassero i francesi veramente. Allora che avevano escogitato i massoni un'altra volta, che sono cose importanti, altrimenti non si capisce quello che è successo. Misero intorno a Mack, che parlava soltanto tedesco, misero degli interpreti, persone colte napoletane,
filomassoniche, interpreti, che i suoi ordini dovevano passare poi alle truppe schierate, ovviamente nello Stato Pontificio, per fermare i francesi. Questi ordini furono travisati in modo che praticamente non poterono combattere i napoletani contro i francesi. E facilmente Championnet divise e separò e sfondò le truppe napoletane, si disse che aveva vinto, pure là fu una battaglia comprata, preparata, perché non combatterono i napoletani, si divisero malamente e i francesi poterono tranquillamente arrivare nel regno. Quando superarono i confini, lo sappiamo benissimo, lui viene proprio da quella zona, il nord della terra di lavoro, subito la popolazione insorse contro i francesi, loro capirono che non era più una cosa facile come prima. Mammone, fra Diavolo, Prodi, Rodia, vengono da quella zona e organizzarono subito una resistenza non indifferente. A Napoli un altro guai che fece Acton obbligò il re ad andare in Sicilia. Il re non voleva andare in Sicilia, voleva difendere il regno. E tutti i giorni le cronache parlano che a largo di Palazzo la gente andava lì e diceva al re di rimanere a Napoli che dovevano combattere. Parliamo del re Ferdinando IV. Ferdinando IV di Napoli e terzo di Sicilia. Primo delle due Sicilie. Dopo. E allora Acton impose al re di andarsene, ma la perfida degli inglesi, ancora un'altra. Quando il re se ne andò, prima di Natale del 1798, la flotta napoletana, quella là che era stata ricostruita con grande sforzo economico, fu affondata dagli inglesi per non farla cadere in mano ai francesi. Ma queste sono assurdità che un po' di logica ci fa capire. Non poteva partire pure la flotta appresso al re, non poteva spostarsi a Salerno e poi in Calabria e poi in Sicilia e salvarsi. No, dovevano dare il colpo di grazia, affondare la flotta che ci vorrà Ferdinando II per fare la grande flotta dopo. Quindi è tutto un piano contro un altro. Il luogotenente, il principe Pignatelli, che restò a Napoli, già Acton aveva detto che non doveva fare nessun passo importante per salvare la città. Lui va a Sparanisa, accetta delle condizioni pazzesche da Championnet e praticamente i napoletani capiscono che sono abbandonati. Guardate un altro aneddoto interessantissimo. Re Ferdinando parte per Palermo, però c'è un mare così forte in cui prima di Natale del 1798 che la nave sta più di un giorno ancora nel porto e non riesce a partire per il mare forte, nave a vela sto dicendo ovviamente, i popolani, i lazzari vanno con le barche sotto la nave del re e pretendono di essere guidati per la difesa, ma il re parte su ordine di Acton e poi gli imbecilli che scappò in Sicilia. Quello è stato quasi sequestrato da Acton e Nelson, messo sulla nave e portato in Sicilia. E allora, ecco, introduciamo il fatto dei Lazzari, sapete benissimo, l'ha già detto Claudio, da dove venivano, una vecchia tradizione dei sedili napoletani. Questi qua usano la prammatica famosa di Carlo III o VII di Napoli, che diceva che quando il re non c'era, il popolo era sovrano. Si riuniscono a metà di gennaio nel convento di San Lorenzo, dove i sedili si riunivano e proclamano tutti insieme che loro sono i sovrani del regno di Napoli e devono difendere la città dai francesi. Vanno a prendere le armi degli arsenali, si armano e si preparano ad affrontare il più grande esercito del mondo, il più grande esercito del mondo, con i migliori generali e strateghi che avevano già fatto esperienza terribile in Vandea. Questi qua, non ci dimentichiamo chi erano questi francesi che arrivarono qua. E i napoletani vollero resistere. Il 20 gennaio, che era domenica, per tutte le strade di Napoli avremmo potuto farlo oggi se fossimo stati più in sintonia, ma si fanno le cose con fretta. Bastava due o tre di noi con un tamburo camminare per le strade di Napoli antica, per i decumani, lo faremo. E dire serra, serra, come dicevano loro, scendete dai palazzi, venite a fare una linea con noi, serra, serra, nessuno deve stare a casa sua, fra poco qua arriva l'inferno. E poi andarono tutti nel Duomo e con la messa della benedizione dell'arcivescovo giurarono avanti a San Gennaro di difendere la città a qualunque costo, perché lui era il generalissimo dei Lazzari napoletani. Ovviamente Lazzari pure qua è riduttivo, c'erano i Lazzari, ma c'erano le persone leali al re, c'erano i soldati sbandati
che stavano qua, c'era il clero tutto fedele, quindi tutte queste persone insieme era il popolo di Napoli che decise di fermarsi. Claudio diceva una minoranza, non è una minoranza, sono 50 persone in una città di 400-500 mila abitanti, 50 persone erano i giacobini, quelli là che stavano appresso a queste idee nuove per sovvertire quelle che invece stavano costruendo qua. E allora i 20 mettono la bandiera nera con la testa di morte e con la inneggiante a San Gennaro e decidono di combattere. I 21 francesi partono da Pomigliano per far capire che cosa sta succedendo, radono al solo Pomigliano, ammazzano tutti quanti, per far capire che non c'è possibilità di aiutare i napoletani. Devo finire il ponte della Maddalena. E allora loro attaccano Napoli con 3 colonne. Una di queste colonne va al ponte della Maddalena, che era sul fiume Sebeto e quindi era un naturale confine con la città. Da qua si entrava nella parte sud della città di Napoli. E qui venne il più importante generale francese, un giovane di 27 anni, Kellerman, che era bravissimo, un generale eccezionale, trovò i lazzi schierati davanti questo ponte della Maddalena e combatté un'intera mattinata con i lazzi senza riuscire a sfondare. Ci fu un eroismo eccezionale qua, riuscirono a fermare questa brigata di Kellerman che era fortissima. Riesce a vincere Kellerman nel pomeriggio soltanto perché la riserva francese del generale Brussier, che stava verso Benevento, converge da questa parte, attacca insieme a Kellerman e così riescono a sfondare e poi faranno la grande battaglia al mercato la sera e soprattutto il giorno dopo. Quindi qua fu un posto di grande eroismo, fu un posto che mise a dura prova le armi francesi, che vinse soltanto con una schiacciante superiorità. Le cose più belle però avvennero a Porta Comana, quando arrivavamo daremo un'ora ai lazzi, ma già possiamo dare un'ora ai lazzi. Diciamo tutti quanti per i nostri lazzi, onore! Onore! Senti, mica cade qua, no?